Circa 2 mesi dall'uscita di Crysis 2, i ragazzi di Crytek rilasciano su Xbox Live e sul redivivo PlayStation Network l'immancabile espansione a pagamento, interamente dedicata al comparto multigiocatore. Al prezzo di 800 Microsoft Point, ovvero circa 10 euro, Retaliation offre 4 nuove mappe, che vanno ad aggiungersi al carnet offerto dal titolo principale, naturalmente utilizzabili per tutte le modalità previste dal comparto. Park Avenue riprende un'ambientazione ben nota a chiunque abbia completato la campagna singolo giocatore del titolo originale. La celebre strada di New York, famosa per la sopraelevata e l'accesso alla Grand Central Station, offre una mappa simmetrica, con la parte sollevata a farla da padrone nel mezzo, le due strade parallele ad un livello più basso ed i palazzi tutti intorno ad offrire ottime chance di fiancheggiamento e cecchinaggio. Le generose dimensioni e le molte zone al chiuso, tra cui un diner posto sotto la sopraelevata ed i locali dei palazzi sventrati, offrono nel complesso un ambiente molto eterogeneo, dove starà il giocatore decidere se cercare lo scontro ravvicinato o appostarsi dalla distanza. In sostanza, una location ricca di spunti a prescindere dalle preferenze personali ed adatta ad ospitare scontri anche numerosi. Un cantiere navale che offre una struttura simile a quella già sperimentata in Park Avenue, con una sezione centrale rialzata, due ali sottostanti e diversi caseggiati ottimi per il tiro dalla distanza e le manovre di aggiramento. La fregata ormai pronta al varo spicca nel bel mezzo dell'ambientazione, offrendo numerose possibilità di appostamento grazie alle alte torrette e al ponte di generosissime dimensioni. Le due ali si rivelano ricche di possibili coperture, così come le finestre, che dai palazzi circostanti si aprono sull'area centrale, ottime per i cecchini. Buono per gli appostamenti è anche il bacino d'acqua in cui si trova la nave, dal quale saltare fuori per sorprendere il nemico. Nel complesso un'ambientazione caratterizzata da specifiche simili alla precedente ed anch'essa adatta a scontri numerosi. Ripresa da uno degli ultimi livelli della campagna singolo giocatore, Compound ospita gli scontri tra i diversi edifici di un'installazione militare, caratterizzati da strutture basse, così che le sparatorie tendono a consumarsi solitamente al livello del terreno. Labirintica nei suoi percorsi interni, la location si rivela ottima sia per le modalità a squadre che per il tutti contro tutti, offrendo buone chance di mimetizzazione per chi desiderasse giocare in solitaria e una navigazione dell'ambiente interessante anche per le squadre. Non manca un percorso sotterraneo a complicare ulteriormente i percorsi interni, oltre ad offrire interessanti possibilità di aggiramento, così come diversi tetti ottimi per i cecchini, chiudendo il quadro su una mappa destinata a fare la gioia di molti, con l'unica pecca rappresentata dalla generale anonimità visiva. La mappa visivamente più ispirata. Tra le macerie di una strada collassata al punto da mettere a nudo i binari del metro sottostante, con i pezzi della Statua della Libertà a fare da corollario, si combatte divisi tra ciò che rimane dei tunnel della metropolitana e una vasta depressione centrale. Il rischio di dominio per la squadra che si trovi nella posizione sopraelevata è naturalmente molto alto, rendendo gli scontri per il controllo del rialzo molto accesi. Nonostante le dimensioni meno generose rispetto alle altre location, Transit risulta molto bella da vedere ed adattissima a scontri in squadra, possibilmente con team ben bilanciati quanto a numeri. Il pacchetto proposto da Crytek saprà senza dubbio fare la gioia degli appassionati, prolungando la vita del prodotto con 4 ambientazioni tatticamente molto ben congegnate e talvolta visivamente ispirate. Peccato per il riciclaggio di alcune ambientazioni già incontrate nella campagna, poco elegante dato che si tratta di un DLC a pagamento. Proprio quest'ultimo fattore limita il giudizio finale, considerando che circa 10 euro per 4 ambientazioni non del tutto inedite rappresenta un discreto esborso anche per i fan più navigati, qui non di meno questo pacchetto resta consigliato.